Cosa il risultato ci penalizza, ma per un'ora abbiamo tenuto testa a chi è in testa al campionato, forse la miglior squadra d'Italia, per non dire d'Europa. Sì, comunque nelle sconfitte bisogna prendere il positivo e per un'ora l'Empoli è stato molto positivo e propositivo. Poi i piccoli momenti e dettagli loro ti fanno male e questa è la differenza tra loro e le altre squadre. Per quello è una squadra tra le più forti in Europa. Penso che l'Empoli oggi non ha mollato ed è uscito a testa alta. Anzi, ha provato a fare la gara, è uscito bene dallo Juventus Stadium, è uscito bene a livello di prestazioni da Inter, Lazio, Juventus. Domenica arriva il Genoa, c'è anche da fare punti? Sì, penso che col Genoa si dovrebbe affrontare ancora con più attenzione, ancora più corsa, perché comunque loro sono una squadra che corre tanto e quindi prendendo il positivo di questa squadra, di questa partita e aggiungendo magari la brillantezza che ci è mancata, penso che siamo fiduciosi. Tra le cose da portare via dallo stadium, la voglia di giocarsela con tutti, anche con chi è in vetta. Ma sì, questo Empoli ha dimostrato di giocarsela con la Juve, con la Lazio settimana scorsa, abbiamo perso una partita difficile da spiegare, con l'Inter abbiamo avuto due o tre occasioni nitide, comunque questo Empoli c'è, ma comunque queste partite non sono quelle che l'Empoli deve vincere, se non giocarsela come l'abbiamo fatto, ma le partite da vincere sono quelle come col Genoa domenica. Manuel, che partita è stata? Per un'ora l'Empoli ha tenuto bene il campo e era riuscito a mantenere l'equilibrio. Eh sì, abbiamo fatto un ottimo primo tempo secondo me, dove abbiamo concesso comunque poco alla Juve e poi dopo niente, anche il secondo non abbiamo iniziato male e loro hanno trovato il gol su un'occasione non limpidissima, perché comunque era un cross da, diciamo, da tre quarti e poi ha fatto un gran colpo di testa lui, Mandžukić, quindi dobbiamo prendere cose in maniera positiva, perché comunque sotto livello collettivo di ritmo, di intensità abbiamo fatto bene. Perdere con la Juventus è una cosa che credo sia capitata a tutti quest'anno, la striscia allo stadium è enorme, però ci sono tante cose da portare via e da mettere subito dentro pensando alle prossime gare. Ma sì, infatti non dobbiamo essere negativi, perché abbiamo tenuto comunque testa a una delle squadre più forti d'Europa, quindi certamente non dobbiamo essere soddisfatti, perché non abbiamo fatto niente, comunque si porta a casa 0 punti e quindi questo non ci fa assolutamente piacere. Domenica aspetta una grandissima partita, non sarà facile, però dobbiamo sicuramente fare punti. Non era la prima volta, dall'altra parte ritrovavi Daniele Rugani 2 anni fa compagni di squadra, adesso avversari. Eh sì, Rugani ha fatto anche oggi una grande partita, sappiamo tutti il giocatore che è, quindi insomma gli ho fatto complimenti a fine partita perché se li merita tutti. Comunque è un ragazzo, cioè oltretutto appunto che è un ragazzo molto, molto attaccato ai nostri colori, quindi ce lo dice sempre anche quando si parla a fine partita, quindi insomma si merita tutto quello che sta passando.